Ciao a tutti da Miss Bimbi! Allora, quanto sono soddisfatta questa volta! Non con le altre sia stata di meno, ma vedevo sempre queste crostate morbide, tutte decorate al cioccolato e chissà perché le scartavo. Pensavo che fosse un procedimento più complicato, ma invece è facilissimo! Ve lo dico io! Allora, prima di tutto, dobbiamo acquistare una bella teglia, si chiama stampo furbo, ok? Per ottenere un buon risultato lo stampo furbo, eccolo qui, praticamente ha una rientranza così proprio apposta per poterla farcire con la crema al cioccolato, crema al pistacchio, crema come vi pare, insomma vi potete sbizzarrire. E infatti tenetevi forte, 1, 2, 3, voilà! Guardate un po', io ho fatto un qualcosa tutta cioccolatosa, una goduria. Allora, è una crostata morbida, vedi, è soffice, molto morbida, e sopra farcita con crema al cioccolato. Molto semplice da fare, semplicissima. Allora, e poi insomma l'ho decorata con dei zuccherini, un pochino così a fantasia, potete fare insomma come vi pare, ma è di una semplicità incredibile, quindi vi invito veramente a farla e a buttarvi, perché dà molta soddisfazione. Una volta che si fa l'impasto della crostata morbida, è tipo il gusto insomma di un ciambellone, però con mezza bustina di lievito, perché ovviamente non deve crescere molto, no? Non deve uscire fuori tipo ciambellone, deve crescere meno per poterla poi farcire in questo modo. Quindi una volta che è stata fatta la base, vi farò vedere passo passo, ma quanto poco ci vuole, veramente in 3 minuti ho fatto l'impasto, si mette in forno circa 15-20 minuti, poi dipende sempre dal forno, modalità statica. Questa è una teglia da 26 e quindi è molto semplice, perché una volta che si cuoce la base è pronta, una volta che l'avete staccata e fatta freddare, cominciamo subito a fare la crema. Semplicissima, è una barretta di cioccolato fondente che l'abbiamo prima tritata con il Bimbi, dopodiché con l'aggiunta della panna da montare liquida, messa in cottura neanche per 5 minuti e dopo viene versata sopra e decorata, messa in frigo per un paio d'ore. Guardate, sono tanto soddisfatta perché vi ripeto, pensavo fosse un procedimento un pochino più lungo e invece è semplice. Allora, per la grammatura ovviamente tutto quanto e per la ricetta non andate via, seguite passo passo il tutorial, così vi faccio vedere la semplicità anche della crema. Pensavo che era la classica crema, invece ho fatto fondere questo cioccolato fondente con la panna da montare ed è veramente ottima. Allora, essendo comunque la farcitura bella e dolce, comunque è cioccolato fondente e panna zuccherata, quindi io non ho aggiunto altro zucchero, e in più anche la base è con il cacao amaro, quindi non è stucchevole, è veramente cioccolatosa, veramente buona. Sono di un soddisfatto, guardate, che veramente dovete provare a farla. Allora, non ci sono accortezze, l'unica accortezza è imburrare o oleare benissimo lo stampo, mettete parecchio burro e poi farina sopra, o magari se avete lo staccante, i spray, mettetene un bel po', perché essendo che lo stampo rientra, ho fatto fatica a staccarlo. Quindi un consiglio che vi do è di oleare e imburrare bene, perché questa rientranza potrebbe creare problemi nel far staccare la base, perché è morbida, è molto morbida, perché è la base, diciamo, di un similissimo a un ciambellone. Poi viene ricoperta da questa crema al cioccolato con panna, e sono semplicemente due ingredienti,
ma io sono veramente contenta, insomma, si vede. E quindi quando sono soddisfatta, vediamo se riesco a metterla bene a fuoco, guardate un po', ma non vi viene di dargli un mozzico? Ora ci penserò io a farlo per voi. Quindi quando mi vedete così soddisfatta, aspettate, mi metto a fuoco, anche se sono meglio non a fuoco, lo so. Comunque, dovete provarla, pochissimi ingredienti, ripeto, semplice da fare. Fatemi sapere, mi raccomando, iscrivetevi ancora numerosa al mio canale, che ogni volta che faccio una nuova ricettina così gustosa, la prima cosa che faccio è postarla e fare un bel tutorial per voi. Ora vi faccio vedere la ricetta passo passo, mi raccomando, pollici in su se vi piace, grazie a tutte ancora le nuove iscritte, vi aspetto anche sul mio gruppo Facebook Voi, Noi e Bimbi e sulla mia paginetta Miss Bimbi Kaja, dove metterò sempre, insomma, i video e tutorial delle nuove ricette. Mi raccomando, cliccate la campanella, così appena sfornerò qualcosa di nuovo vi appare subito la notifica. Quindi vi lascio alla prova assaggio tanto desiderata, eccola qui. E che cosa vi dico? Che mamma mia, che dovete assolutamente provarla. Fatemi sapere, un bacio grande da Miss Bimbi. Alla prossima ricetta. Non immaginate. Intanto imburriamo, infariniamo lo stampo furbo. Poi mettiamo nel bimbi 90 g di farina tipo 00, 30 g di cacao amaro in polvere e 150 g di zucchero. Aggiungiamo anche 3 uova e 40 g di burro a pezzi. Frulliamo il tutto per 30 secondi alla velocità 4. Forse 30 secondi, aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci ed azioniamo per 10 secondi alla velocità 4. L'impasto è pronto e possiamo trasferirlo nello stampo furbo. Livelliamo bene l'impasto e mettiamolo in forno già preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Una volta sfornato, lasciamolo freddare bene prima di toglierlo dallo stampo. Ora andiamo a preparare la crema al cioccolato per poterlo farcire. Prima spolveriamo con un po' di zucchero a velo. Per la crema tritriamo 200 g di cioccolato fondente per 10 secondi alla velocità 8.
Tostata morbida al cioccolato è pronta. Buon appetito, alla prossima ricetta con Miss Bimbi.